Ciao a tutti amici, oggi voglio costruire un better beamer. È un po' una stronzatina, ma alcuni fotografi lo usano, quindi tenterò di farlo anch'io. Siccome oggi devo andare a fare delle foto alle scimmie, voglio farmelo in casa. Allora, innanzitutto, prima di tutto, facciamo vedere la genialata. Vedete questo? È il bellissimo porta iPhone. Guarda che bello! Allora, prima facciamo l'esperimento. Allora, questo è il flash normale. Il mio porta iPhone è un po' storto. Ah, ecco. Questo è un flash normale della Canon, molto bello. Aspetta, devo metterci le pile. Voi direte, ma perché le pile non ce le hai messe prima? Perché mi piace il bello della diretta. Allora, praticamente mettiamo che voi... Fate conto che voi siete un branco di scimmie. Questo è il flash. Adesso fa il better beam e non è nient'altro che una lente davanti al flash. Ha fatto di più o ha fatto di meno? Non lo so. Comunque, dovrebbe far di più. Poi uno pensa che magari il flash... Se fate delle foto di giorno col sole non serve a niente. Invece, in realtà, anche se non sembra, qualcosa fa sempre. Anche perché, mettiamo che voi siete al mare, sole di brutto, no? Se uno vi fa la foto col flash, voi il flash lo vedete sì o no? Sì. Vuol dire che la luce del flash vi è arrivata. Quindi un po' di ombre, cose, potrebbero anche far meglio. Allora, per far ciò io avevo, che me la son tenuta lì pronta per fare questo esperimento, una lente Fresnel, che è questo tipo di lente qua, sempliciotta, molto più piccola, quadrata, perché quelle che vendono la lente è così piccola, no? Purtroppo, porca puttana, stamattina non la trovo neanche morto! Allora, fortunatamente ho trovato questa vecchia che avevo, grossa, che la andremo a tagliare, poi per... praticamente il Better Beamer, se andate a cercare su internet, è un supporto per quella lente, praticamente un coso di plastica attaccato qui. Quindi io ho qui il progettone, andremo a tagliare questo pezzo, poi ne facciamo un altro, incolliamo. Quello che vendono praticamente a due pezzi, a questi due pezzi qui, qua c'è del velcro che va attaccato qua, e poi questo è attaccato alla lente, non so in quale modo. Noi invece faremo, cioè innanzitutto ci vuole un cartone più lungo o qualcosa di plastico più lungo, che non ho ovviamente, no? Perché sarebbe bello fare tutto sto pezzo così e poi anche l'altro pezzo che dall'altra parte. Poi lo piegate, qui ci fate un buco in mezzo così avete il supporto per attaccare la lente, no? Io invece il cartone ovviamente non ce l'ho, che pareva, c'ho questa merda ma non sarà troppo mobile. Quindi questo è solo un progetto concettuale, poi voi lo potete fare come volete, io vi dico solo le basi. Allora, iniziamo a tagliare questo. Allora, per tagliarlo, se avete un taglierino, viene meglio. Io non ce l'ho, c'ho sto coltello, vedremo se riesco a tagliarlo. È un coltello super affilato, quindi dovrebbe benissimo. Ovviamente il taglierino è sempre stato qua. Ora che serve? Non c'è, e te pareva. Vabbè, secondariamente potete usare le forbici. Ovviamente non c'ho manco il velcro da attaccarlo, non c'ho niente praticamente. Voi direte, ma non ti potevi preparare? Pensavo di avere tutto, invece non avevo niente.
come lo attaccheremo? Beh, per il momento lo attacchiamo con lo scotch. Uno di quei bei scotch collosi con sul fantasticissimo Flash Cannon 430X2 che costa la bellezza di $300. No, adesso andiamo. Devo andare a fare spesa e allora vedrò se c'è qualcosa. Magari no, un elastico, un bel elastico ci possiamo fare. Olè, uno fatto. Adesso sofisticatamente andremo a ricalcarlo per ottenere la sua copia perfetta. Potete fare così oppure ricalcolarvi tutte le misure, eh? Io preferisco questo metodo qua che ho inventato io. Guarda. Servirà un taglierino per tagliare in mezzo al quadrato. A posto, mi strutto le mani. Come si fa a farlo piegarlo? Semplicissimo, prima di tutto vediamo come è venuto. Bellissimo, perfettissimo. Allora, per piegare una superficie in modo fatto bene bisogna fargli una riga e mezzo piano, leggera. Fammi pensare come lo chiudo. Lo chiudo da sta parte o lo chiudo da sta parte? Lo chiudo da sta parte. Sta parte qua è un po'... questa è ruvida e questa è liscia. Allora, la parte liscia. Ci faccio un taglio col taglierino, leggero. Tac! Perfetto! Vedete? Taglio perfetto. Bisogna fare la stessa roba da sta parte. Che è 9.5 no, ma che cavolo sto facendo? Sto sminchio, ci vuole la simmetria perfetta. Adesso bisogna andare a fare un buco, poi andare a appiccicare insieme e già il better beam sta iniziando a formarsi. Allora, facciamo qui, facciamo un buco. Fate fatto questa parte qui, dopo andrà tagliata.
Better Beamer. Super Better Beamer. Questo si chiamerà. Adesso incolliamoli insieme, così avremo anche la misura esatta che ci serve. Oh, qui possiamo tagliare questo pezzo che è rotto. È rotto. Adesso procediamo con l'incollatura. Possiamo usare questo fantasticissimo scotch, anche se consiglio, come ho già detto, di avere un cartone lungo, ma anche se no cartone, un bel pezzo di plastica o alluminio, lamiera, piombo, qualcosa così, no? Abbastanza resistente. Io invece sto facendo un lavoro concettuale, di concetto, va bene? Noi dobbiamo anche darci questa pinzatrice, ma non è che tiene molto. Poi la pinzatrice che pinza, do anche la pinzata. Pinza dappertutto, quindi adesso ha pinzato sul tavolo, no? Allora, che volevo rigirarlo indietro. Ci viene anche una matitina. Culo, si è pensato di brutto! Oh. No, mi si rompe il betterbine con questo. Ah, ecco. Io volevo inserirlo e qui rigirarlo, così. Guarda che bello, te! Anzi, così bello? Secondo me va già bene così, senza neanche lo scotch. Ma adesso ovviamente uno poi non è che vai lì, fai vedere tutti i cartoni, tutto messo. No, si dipinge di nero. Adesso dobbiamo fare la lente. Allora, la lente ovviamente dobbiamo farla dal centro, se no va bene. Ovviamente il Better Beamer
quello professionale avrà tutte misure, tutto calcola. Io ho fatto a caso, va bene? Più bello a caso. Allora, calcoliamo. Ovviamente stupidamente qualcuno potrebbe fare patatac. No, devi fare tutto. Sennò dopo non c'è l'appoggio per attaccarlo, no? Proprio scimmia, a proprio a scimmia saresti. Allora, facciamo direttamente il taglio. Un po' la storia della lente Fresnel. Praticamente la lente Fresnel si chiama, perché chi l'ha inventata si chiamava Fresnel. Tutto qua. Questa qui, se non avete visto l'altro mio esperimento, con questa lente stupidissima di plastica, la mettete al sole, fate così col sole, bruciate qualsiasi cosa, temperature oltre 1000 gradi, misurate col mio termometro elettronico. Incredibile. Non l'avrei mai immaginato. Ovviamente la lente Fresnel ha la particolarità di essere un foglio sottilissimo di plastica e ingrandire le cose, a differenza di una lente tradizionale che è un bel pezzo di vetro pesante. Quindi evidentemente, facendo tutti i cerchi concentrici, si ottiene l'effetto, questo effetto qua. Ok, adesso possiamo andare a incollare la lente su il dietro. Allora, vediamo se dobbiamo dare qualche rifinitura. Un po' qui. Dove sono? 10. Allora, per incollare useremo questa colla semplicissima. Vale. No, uso la colla, però per il momento, giusto per fare un test, ci metto sto scotch qua. Giusto per fare un test, che così posso chiudere il video in bellezza, eh. Ok, abbiamo qua lo stendino anche del flash. Ok, a poca puzza, mi viene questo effetto così, che l'avendola incollata in questa posizione, no, guarda, avendola messa in questa posizione qui, e se è colpa dello scotch o bisognerà, no, penso che era solo colpa dello scotch. Guarda che better beamer! Neanche i professionali hanno un better beam così. Cioè, ci vuole degli elastici. Sinceramente, bisognava farlo un po' più lungo, ma questo esperimentino concetto bisognerebbe farlo un po' più stretto, secondo me, perché non avendo questo. Vabbè, adesso lo apro, taglio qui un pezzo e lo faccio più stretto, però adesso, giusto per far vedere,
un esperimento Vabbè, lo scotch non è che funziona molto, eh. Bisogna farlo più stretto, vedi, quindi. Comunque, giusto per farvi vedere, vediamo. 3, 2, 1. Vediamo da me. Vediamo da me. Allora, adesso lo faccio di nuovo. Guardate attentamente se notate differenza. Così. O così. Non lo so. Io purtroppo in questa posizione non riesco a vedere. Comunque, andrò a tagliare almeno di 4 cm. Farlo più piccolo. Ed ecco come viene. Allora, per il momento è tutto per il Better Beamer. Sempliciottissimo. Ciao!